dovuto soffrire fino all'ultimo minuto il Verona nell'incontro interno col Como per condurre in porto una vittoria che al termine del primo tempo sembrava definitivamente acquisita. L'inizio della gara era abbastanza vivace, ma non offriva molte emozioni, a parte un contropiede comasco al sedicesimo, con Ginulfi costretto a uscire alla disperata su Iachini, e una puntata di Zigoni al ventottesimo respinta di piede da Rigamonti. In effetti nulla lasciava prevedere la segnatura di 4 reti nel giro di 7 minuti. La svolta dell'incontro si verificava alla mezz'ora, dopo che il centravanti veronese Macchi, riprendendo di testa una punizione di Franzot, aveva colpito in pieno il palo. Subito dopo, al 32esimo, Mascetti apriva la serie delle marcature, segnando su calcio d'angolo battuto da Franzot. Al 35esimo, ancora su azione susseguente a un tiro dalla bandierina, lo stesso Mascetti replicava, battendo per la seconda volta Rigamonti. 3 minuti più tardi, al 38esimo, il Como riusciva a ridurre le distanze, quando l'arbitro, il signor Trinchieri, concedeva la massima punizione per questo atterramento di Iachini da parte di Mazzè. Era il portiere comasco, Rigamonti, che si incaricava del tiro, battendo il collega veronese. Il tempo di mettere la palla al centro e il Verona segnava la terza rete, stavolta con Macchi che faceva tutto da solo. Sul 3-1 il successo del Verona sembrava ormai al sicuro, ma nella ripresa, mentre il Como si proietta con la massima decisione nella metà campo dei veronesi, questi si disuniscono, si difendono con orgasmo e corrono diversi pericoli. Così al 14esimo Cappellini rimette il risultato in discussione, con questo colpo di testa che Ginulfi respinge quando la palla è già entrata in rete, come giudicano senza esitazioni e in perfetto accordo arbitro e segnaline. Da quel momento il Como, intravista la possibilità del pareggio, pone l'assedio all'area veronese, ma la sua azione perde progressivamente chiarezza e incisività, cosicché il Verona, pur subendo la pressione avversaria, riesce sia pure con fatica a tamponare tutte le offensive comasche, terminando vittorioso per 3-2.